È fondamentale far conoscere in modo capillare l'esistenza di questa malattia, l'incidenza, la prevalenza, il peso sociale, il peso socio-economico, come si dice oggi, di questi pazienti, e soprattutto perché da parte del paziente e dei familiari conoscere la patologia, conoscere i problemi della malattia è il primo passo verso una cura consapevole, verso una cura il più possibile ottimale. Far conoscere una malattia difficile come il Parkinson, questo è l'obiettivo della Giornata Nazionale della Malattia e il convegno organizzato sul tema per sabato 26 novembre al Centro Incontri della Regione Piemonte di Corso Stati Uniti 23. In Italia i malati di Parkinson sono oltre 220.000, oltre 15.000 in Piemonte e continuano ad aumentare. Da qui nasce il progetto, messo in campo dall'Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte, di censire tutti i pazienti della nostra regione. Il censimento, iniziato nel 2010, si concluderà nel 2011. In un primo tempo l'associazione aveva chiamato in causa i medici di medicina generale, ma visti gli scarsi risultati del questionario consegnato, ho deciso di ricorrere ai dati in possesso del Sistema Informatico Sanitario Regionale. Dai numeri raccolti emerge che la malattia colpisce più gli uomini che le donne, ma l'incidenza è dovuta soprattutto alle migliori aspettative di vita del sesso femminile. Notevoli anche i costi di gestione di quello che è ormai diventato un fenomeno sociale. Nel 2009 la spesa per i farmaci in Piemonte è stata di oltre 15.723.000 euro.